Nome, cognome, cosa ti lega al Milan? Max Brigante, legato al Milan da 40 anni e legato al Milan da mille cose, un po' come tutti i milanisti, dolore, gioie, Coppa dei Campioni, scudetti e un rapporto speciale con mio padre. Massimo Ambrosini, mi legano 20 anni di vita passata assieme. Da quanto tempo corri? Io sono il classico bambino che non riusciva a camminare, quindi corro da sempre, sono quel bambino lì. Poi al parco guardando i chilometri e i tempi direi da 3-4 anni. Corro da quando ho smesso di giocare, quindi questo è il terzo anno. Perché hai iniziato? Perché sono pigro, non mi iscrivevo mai in palestra, la cosa che veniva più facile da fare era andare al parco a correre. Ho iniziato perché non volevo ingrassare, avevo tanto tempo libero, volevo sfidare me stesso quotidianamente. Come ti stai preparando alla maratona? Mi preparo un po' a modo mio, leggendo dei consigli o chiedendo ad amici che hanno fatto la maratona, cercando di mangiare il meno peggio possibile. Mi sto preparando alla maratona allenandomi 3-4 volte alla settimana. Riuscirei ad arrivare al traguardo? Sì, arrivo sicuro al traguardo. E in un modo o nell'altro ci arrivo, a gattoni o a modi marine, però ci arriviamo, tutti ci arriviamo. Lui riuscirà ad arrivare al traguardo? Lui ci arriva fumando anche una pipa, ce la fa proprio facile facile. Assolutamente no, infatti lo traineremo tipo guinzaglio gli ultimi chilometri. A parte di scherzi ce la farà, anche perché se non la fa non lo facciamo tornare in Italia. Raccontaci un pregio e un difetto del tuo compagno di maratona. Pregi ne ha proprio tanti, forse il più grande è che lui è sempre stato una persona molto normale. Il difetto è che se non gli si viene ricordato tante volte l'orario della maratona potrebbe arrivare tardi. Un pregio è che all'età che ha deciso di mettersi in gioco per la maratona. Il difetto è che per il lavoro che fa è sempre a ballare in mezzo a mille donne e io invece non ci posso mai andare, se no mia moglie si arrabbia. Come vi siete conosciuti? No, non mi ricordo esattamente il momento del nostro incontro. Lavorando tanto però nei locali, potrebbe essere avvenuto anche in una notte, quindi potrebbe essere anche un incontro dai confini poco chiari. Ci siamo conosciuti in discoteca all'Hollywood, lui facendo il lavoro che fa metteva i dischi, io facendo quello che facevo andavo a sentire le canzoni in discoteca, e non solo quello. Simulazione, commenta una partita di Ambrosini. Da milanista volevo tanto bene a un ragazzo un po' sfortunato con gli infortuni e mi ricordo di un suo gol in tuffo di testa, cross di Sedor sul secondo palo, Massimo che arriva e in corna di testa in tuffo contro la Lazio 2004, grande gol e grande momento per lui. Quale modo migliore per concludere la nostra intervista se non sulle note del tormentone dell'estate? Signore e signori, la novità della primavera 2016-2017, la rumba! Diciamo che se non ci fosse stato Rovazzi a rompere le palle, il tormentone dell'estate sarebbe stata la mia rumba, che invece sta lì, non è il numero uno, ma te l'hai giocata.